sera dell'est per due soldi. Ha origini antichissime, risalenti dal 1457, quando Fano era soggetta al dominio della signoria dei Malatesta, impedendo il baraghinaggio delle cipolle a tutti coloro che avevano intenzione di comprarle nel territorio con lo scopo di rivenderle nei giorni di fiera. Ancora oggi la famosa fiera di San Bartolomeo ritorna a Sassonia di Fano dal 24 al 26 agosto prossimo, con il classico appuntamento di fine estate. La fiera si è trasformata negli ultimi due anni in un evento ricco di iniziative collaterali, oltre che tradizionale momento per fare acquisti tra le 240 bancarelle che saranno presenti per l'occasione. L'evento fieristico organizzato dall'assessorato al commercio e alle attività produttive del Comune di Fano, in collaborazione con l'Associazione Sassonia e Fano Città dei Bambini, partirà già da giovedì 23 agosto con un evento di anticipazione aspettando la fiera, con l'obiettivo di coinvolgere cittadini e turisti in una rievocazione a tema medievale. Protagonisti di quest'anno gli antichi mestieri a cura del gruppo storico La Pandolfaccia, che faranno rivivere al pubblico come si svolgeva un tempo l'antico mercato, per poi passare a venerdì 24 con l'apertura ufficiale delle bancarelle dalle ore 7, per poi proseguire con un'iniziativa dedicata ai giovani dal nome Fiera Franca dei Ragazzi, nel quale potranno svolgere attività di vendita o scambio di libri o giochi, fumetti creati appositamente. Spazio poi all'intrattenimento con un'esibizione di ballo a cura dell'associazione La Fabula Saltica di Gradara. Sabato invece la fiera prosegue con altri eventi collaterali, tra cui uno spettacolo teatrale dell'associazione fanese Jolly Roger. Invece domenica si chiude formalmente la fiera con un corteo rievocativo in attesa della settimana medievale dedicata al quinto palio delle contrade. Volevo anche ringraziare tutti gli organizzatori, il Comitato Sassonia, tutti gli esercenti che collaborano a far sì che anche l'ultimo evento di fine stagione venga arricchito, arricchito da tutte queste manifestazioni con l'aiuto del Comitato Sassonia e logicamente la partecipazione dell'amministrazione. Quindi un ringraziamento va anche a tutti gli esercenti che si danno da fare per rendere la città di Fano turisticamente sempre più attrattiva.